Passata la sbarra si prosegue, prima la diversione per vedere il borgo, la frazione di Ranco, bello. Thank you.
differenza del 15%. Ho fatto 730 metri di dislivello, mancherebbero circa 500. È dura, è dura. Sempre intorno a 14-15 in eco, quasi come adesso quella muscolare. La salita non finisce più, non finisce più. 17%. Pensavo fosse finito l'asfalto, era solo un tratto, un breve tratto di sterrato, ho ricominciato. Questa è quella in piedi, il video sicuramente non si renderà conto, ma sui pedali sì. Acqua di pesce. Si trova a 1440 metri sul livello del mare. Lo Sticino è fantastico, c'è le panchine.
destra e chiudo giù. Vediamo che qua il sentiero sia segnato e non distrutto, cioè perché segnato agibile. Che la Val di Gesso. Ho dovuto vedere su questa strada ferrata perché il sentiero della traccia era praticamente impraticabile, corpo, alberi abbattuti, casino, allora ho deviato su questa forestale. Buongiorno. Purtroppo devo ritornare sul sentiero della salita perché ho provato a seguire la traccia, il sentiero sparisce, alberi tutti abbattuti, non si capisce più niente. Ho provato a fare un'altra deviazione, peggio che peggio, si è fatto un culo a spingere come indifferente. Alla fine ho notato che la soluzione migliore per tornare è quella della strada d'andata, anche se vale in cuore, però non più voglio di farmi il culo, sputare in mezzo a due polmoni per andare a cercare poi il sentiero dove magari è sparito. Ma su e giù, su e giù, dopo voglio vedere quanto ha fatto. Il treno alto bici pedone.